Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno signor Presidente, grazie di avermi dato la parola. Innanzitutto voglio salutare le autorità presenti, Sua Eminenza, ma in particolare lei Presidente, i magistrati del TAR, gli avvocati, il personale amministrativo. E oltre a augurarvi buon anno giudiziario, esprimere la nostra attenzione, il nostro rispetto e il nostro apprezzamento per il lavoro che fate. E consentitemi di ringraziare anche la nostra avvocatura comunale, qui presentata dal dirigente Antonio Andreottola. Noi non ci siamo mai avvalsi di consulenze esterne, abbiamo un'avvocatura valida e questo è importante perché abbiamo sempre dato l'indirizzo di cooperare al massimo con tutte le istituzioni della nostra città. Per noi è fondamentale la separazione dei poteri, l'autonomia dei poteri, la cooperazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, avendo sempre presente il bene comune e l'interesse generale. Ho sempre difeso, avendo avuto il privilegio di fare sia il magistrato e oggi il sindaco, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, credo anche all'autonomia della politica. Alla politica che deve rispettare sempre le sentenze della magistratura e mai perdere, ai sensi anche dell'articolo 21 della Costituzione, il diritto dovere di criticare anche provvedimenti quando si reputano ingiusti o sbagliati. Ho molto apprezzato il suo riferimento, signor Presidente, come anche del Presidente Torsello, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, alla Costituzione Repubblicana. Sono 70 anni, una Costituzione che troppo spesso abbiamo difeso e forse deve essere ancora molto attuata. E anche nuovamente difesa, visto che si ricontinua a parlare di razza, mentre la Costituzione ci ricorda l'articolo 3 che esistono le persone. E quindi questo è un monito per tutti e noi lo viviamo anche cercando di fare gli amministratori locali in contesti difficili. E spesso è vero quello che dice lei, signor Presidente, lo condivido, che quando la politica non dà risposte si mina la coesione sociale e c'è una ricaduta sulla giustizia. Accade certe volte anche in un sistema che non sempre è armonioso, che quando ci sono, come capita qualche volta, non mi riferisco alla giustizia amministrativa, sentenze sbagliate, incomprensibili e ingiuste possono avere un effetto sul territorio e sugli interessi generali che possono creare, non minare la coesione sociale, ma l'emergere di un vero e proprio conflitto sociale. Tutti insieme dobbiamo risolvere questi problemi, non solo chiedendo agli altri, ma anche cercando di capire che quando si fa un provvedimento amministrativo, quando si emette una sentenza, quando si prova a fare una legge, bisogna sempre pensare anche alle ricadute complessive sull'interesse generale. E quel conflitto che i giuristi tedeschi possero per primi alla fine del Settecento tra legalità e giustizia è una grande sfida. Non sempre aver rispettato la legalità formale, il cavillo, il punto e virgola, significa aver fatto giustizia intesa costituzionalmente orientata. È uno sforzo complicato. Anche a noi farebbe comodo certe volte metterci a posto col cavillo e dimenticarci che esiste la Costituzione, esistono le persone, esistono i diritti, esistono i bisogni. È molto complicato. È molto complicato perché la gente ti chiede sempre di applicare la Costituzione alla fine, perché quando incontri le persone per strada hanno richieste semplici. È una sfida che dobbiamo vincere insieme, cercando di cooperare al massimo tutti, rispettando le autonomie di tutti, e io credo che la magistratura complessivamente fa un lavoro assai importante nella nostra città, la magistratura ordinaria, la magistratura contabile, la magistratura amministrativa, nella consapevolezza che ancora oggi, nel 2018, la vera questione nazionale, a mio avviso, non è la questione meridionale, ma è la questione morale. E avete fatto bene a sottolineare. Ancora troppi personaggi e persone delle istituzioni, politici, anche magistrati, sono attraversati da fatti assai gravi, non sempre di responsabilità penale, ma spesso anche di opacità, di guardare all'interesse privato e non all'interesse generale. Certe volte si assiste un po' alla beffa che le persone che perseguono gli interessi generali, cercano di applicare la Costituzione e non perdono mai di vista la giustizia, sono quelli che maggiormente si devono difendere davanti all'ordine che rappresenta la legalità formale. Ci sono troppe contraddizioni. Il mio è solamente un saluto, ma è anche un invito a cercare di non dimenticare mai che dietro a ogni sentenza non ci sono solo persone, ci sono entità più grandi, ci sono interessi supremi e quindi al di là del fatto bisogna sempre guardare alla gerarchia delle fonti. Non raramente mi è capitato di vedere provvedimenti giudiziari corretti sul piano formale
ma costituzionalmente, sinceramente, non proprio all'altezza della sfida che la Costituzione dopo 70 anni ci impone. Quindi io continuerò come sempre a dire a tutti i miei dirigenti, funzionari, oltre agli assessori, a lavorare nel massimo rispetto di tutte le istituzioni e soprattutto con la magistratura amministrativa di poter avere il miglior rapporto possibile. E devo dire che questo accade perché ogni volta che parlo con i miei avvocati mi sottolineano quanto assai positivo nell'ambito di ognuno delle proprie competenze è il rapporto tra il Comune di Napoli e la giustizia amministrativa. Ed è per questo che nell'augurarvi buon anno giudiziario vi ringrazio per quello che fate per la città di Napoli, che so essere città complessa, so essere quanto difficile quando si prendono determinate decisioni. Noi le rispetteremo sempre e quando qualche volta capiterà che non le condividiamo non ci sottrarremo al diritto di critica, che anche quello è previsto dalla Costituzione Repubblicana. Grazie e buona giornata a tutti.